Signore Gesù, grazie Gesù, grazie. Grazie Signore. Cantiamo un altro cantico ancora, siamo già in diretta con i nostri canali. Vogliamo cantare un altro cantico, ne avete uno? Il 132. 132. Sì, bellissimo. 132. Dolce musica al mio cuore, Gesù, solo tu non cambi mai, Gesù, con tuo sangue hai lavato il peccato che era dentro me, Gesù, così bello amare te, Gesù, odi sempre il mio pregare, Gesù, quando cado tu sei lì, dolcemente mi rialzi tu, Gesù, tu dal cielo Chiesa rapirai, Gesù, che gran festa allor sarà, sempre insieme per l'eternità, sempre insieme per l'eternità. Alleluia, 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 gloria a Dio. Cantiamo 134, siamo riuniti tutti qui per adorare il nome del Signore. Amen. 134. Siamo riuniti tutti qui per adorare.
vogliamo benedire, ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo esaltare, ti vogliamo, Signore, veramente mettere sopra di ogni altra cosa. Tu sei il nostro Dio grande, meraviglioso, e noi questa sera vogliamo prostrarci davanti a te con umiltà, al trono della tua grazia, e possa tu ricevere la nostra adorazione e le nostre preghiere, conoscendo quello che siamo e quello che abbiamo. Signore nostro, aiutaci ancora in questa sera ad essere concentrati in te, in Cristo Gesù. Voglia tu benedire quanti sono vicini e lontani, quanti sono nelle difficoltà, nelle prove svariate che si trovano il popolo di Dio oggi. Signore, incoraggia tutti da ogni parte nel mondo, Signore, incoraggia, da forza Spirito Santo, da vigore, da nuova unzione, affinché il tuo popolo non si scoraggi ma vada avanti di valore in valore fino alla fine. Signore, stai con noi stasera, passeggia in mezzo di noi, tocca la nostra vita, e noi ti ringraziamo perché certamente lo farai, perché questa è la tua promessa, Signore. Noi ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Gloria a Dio. Cantiamo un altro cantico, cari? Grazie Gesù, grazie Gesù. Gloria a Dio. Grazie Signore Gesù. 107, un vaso per te. Signore, fammi un vaso ad onore. 107. Possa il Signore trasformarci di giorno in giorno, è vero, possa lavorarci nella nostra vita, nel nostro essere. A Dio sia la gloria. Cantiamo un altro cantico, se ne avete. Gloria a Gesù, gloria a Dio. 43. Thank you.
Grazie Signore Gesù, grazie Gesù. Siamo tranquilli nel Signore. Ci gustiamo la presenza di Dio. A Dio sia la gloria. Possiamo dire tutti che fin qui l'Eterno ci ha soccorsi, ci ha dato una mano, ci ha aiutati e noi ringraziamo il Dio per questo. Salutiamo quanti ci seguono nel web. Signore vi benedica grandemente, preghiamo gli uni per gli altri, il popolo di Dio deve pregare per tutti, quindi ognuno, chi sta a casa, chi sta dove sta, in macchina e segue il culto, possono pregare, ecco, ugualmente e dare gloria a Dio. Cantiamo il 101, alla dolce presenza tua, Signore. 101. Sei Signore, grazie Signore Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Signore, grazie Signore Gesù, benefattore dell'anima nostra, glorioso Signore, prezioso al nostro cuore, gloria a Dio nell'alto dei cieli, osanna. Santo, 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 santo il tuo nome, Signore. Gloria a Gesù, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Cristo, gloria a Gesù Cristo, benedetto il tuo nome, benedetto il tuo nome, benedetto il tuo nome.
gloria a te, Signore. Oh, re di gloria, gloria a Dio. Gesù, 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 prezioso sei, Signore. Grazie, Signore, grazie, Signore. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Ristora l'anima nostra stasera. Amen. Benedetto il tuo nome, Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio. Oh, il ristoro dell'anima. Amen, 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 amen. Gloria a Dio, gloria a Dio. 97. Grazie.
Se c'è qualcuno che vuole ringraziare il Signore, potete farlo, in piena libertà qui, Gloria a Dio. Prego Patrizia, sì, il microfono rosso. Guarda, di qua sta. Sì. L'interruttore. Grazie. Fai da te. Sì. Grazie a Dio oggi, domani e sempre, perché non è scontato che noi possiamo essere qui, no? Ma Dio ci chiama, Dio ci ha chiamato anche stasera. E niente, lo volevo ringraziare perché nonostante veramente una giornata pesante, perché Carlo sta facendo dei lavori in casa, è distrutto. E io quasi quasi, no, veramente gli avevo detto, vabbè, se siamo stanchi non andiamo. Però poi mi sentivo strana, mi sentivo male il non venire. E allora ho detto no, andiamo, perché Dio comunque ci dà nuove forze, le risorse, le forze nuove che ci dà il Signore. E più sto qui seduta e stanca, e più sto rigenerandomi, perché Gloria comunque l'unione, le lodi a Dio nel canto, le testimonianze pure che ci rendono ogni giorno, di qualsiasi persona, perché abbiamo tutti una testimonianza da fare, perché ogni giorno è diverso, ogni giorno Dio ci dà qualcosa in più, ci può anche togliere qualcosa, ma sia sempre lode e gloria a Lui. Amen. Amen. Grazie, grazie. Anch'io voglio ringraziare il Signore perché Lui mi è sempre vicino, mi ha dato la forza di fare questo lavoro che io veramente alla mia età ho fatto molta fatica. E niente, con l'aiuto di Dio ho quasi finito e mi è scappato il frullino, prima un dito poi un altro. Vabbè, il Signore sicuramente mi ha protetto. Lui, il Signore è amore, il Signore ci ama, il Signore è perdono, è misericordia, è pietà, è compassione, il Signore è tutto nei nostri confronti. Noi siamo, io adesso sono molto stanco, è vero. Patrizia ha detto che di venire qui, veramente anch'io ho detto a Patrizia che facciamo, andiamo, tutti e due d'accordo siamo venuti, perché io stavo pensando tutta la stanchezza, la fatica, il martirio che ha subito nostro Signore per i nostri peccati, ha pagato con la vita le sofferenze che ha avuto il Signore. Io sicuramente, a me sarà manco una millesima parte di quello che soffro io, è proprio minima. Il Signore invece è stato grande per noi, mi aiuta, mi ha aiutato con questi ragazzi, ripeto, ribadisco sempre, poi io non mi vergogno di dirlo, io forse non l'ho mai detto, io avevo un grande problema quando, prima di convertirmi, bevevo. Non mi drogavo, ma bevevo. E bevevo, ero sempre verticale, se orizzontale che verticale. Praticamente ero dentro un tunnel buio. Una volta, un giorno, mi sono ginocchiato, ho detto Dio aiutami. Amen. E da quel giorno ho telefonato a un telefono amico, mi sembra mi ha risposto, vi ho letto, telefono amico, e mi ha detto di andare presso questi gruppi dove c'è un potere più grande di noi. Lì non c'è una religione, non c'è un'etichetta, non cattolicesimo, non buddisti, non evangelisti, non c'è una dottrina, non c'è nulla, però c'è un potere più grande di noi. Lì si parla di un Dio, per cui ecco, io penso che Dio anche lì in quel gruppo che a me mi ha salvato la vita, come me a tantissime persone che stanno quasi per morire. Lì nei gruppi dove andavo io c'erano drogati, eroina, cocaina, alcol e pasticche. E addirittura un certo, non mi ricordo come si chiama, è diventato un medico, e si è messo una clinica proprio per recuperare queste persone. Per cui il Signore veramente ha operato. Questo parlava sempre di Dio che gli aveva dato una mano. Anche la madre ringraziava il Signore per questo Romeo, sì, adesso che mi ricordo. Comunque Dio è grande, non c'è niente da fare. Io adesso veramente credo, mi sento che sto facendo un cammino, non dico è meraviglioso, non dico eccellente, un cammino mediocre. Sto cercando di avviarmi verso questa strada stretta e tortuosa. Prima invece mi avviavo su quella strada, al primo ostacolo tornavo indietro, poi ritornavo e poi ritornavo indietro.
un passo in più, un passo in meno, un passo indietro, un passo avanti. No, io devo fare un passo avanti e tutti gli altri avanti, e devo andare avanti fino a che il Signore mi dà la vita. Grazie Gesù. Amen. Amen. Grazie a Dio e Carlo per le sue espressioni di sincerità. È molto bello. Prego, se la Francesca. È meraviglioso, gloria a Dio. Più vicino al microfono. Gloria al nome del Signore. Voglio ringraziare anch'io questa sera il Signore, perché veramente il Signore, sentendo le testimonianze, come trasforma le persone, così come ha trasformato pure me e le cose grandi che ha fatto nella mia vita. Perché ecco, io oggi sono qui in mezzo di voi, con voi, per lodare e glorificare il Signore. Se non fosse stato da parte di Dio, io non ci sarei stata qui. Ha fatto tutto Lui, e a Lui voglio sempre rendere la lode, la gloria e l'onore. Poi vi voglio portare i saluti della sorella Concetta, salutami tutta la fratellanza, il pastore, tutti quanti. Oggi è il suo compleanno, compiuto 87 anni. Alleluia, siamo stati bene oggi pomeriggio, abbiamo parlato delle cose del Signore, abbiamo cantato gli inni al Signore, grazie per i telefonini che ci sono tutti i cantici, abbiamo letto la parola del Signore e pregato, e il Signore ci ha benedetti, siamo stati bene, veramente. È una sorella amabile, veramente, e lei ha un grande desiderio di venire qui in chiesa. E io ho detto preghiamo il Signore perché... che ti dia questo, esaudisca questo tuo desiderio, perché è un anno praticamente che non esce da casa, però grazie a Dio adesso cammina con difficoltà, ma ha ripreso a camminare, si regge in piedi, è stata per parecchi mesi proprio che non si poteva muovere, stava a letto, e diamo lode e gloria al Signore per questo che si è ripresa, e preghiamo per la sua famiglia, perché lei è quella lampada accesa su quella casa, affinché possano tutta la sua famiglia convertirsi, perché sono, c'ha tanti figli, grazie a Dio, tanti nipoti, e veramente che il Signore possa operare nel cuore di ognuno di loro. E, ringrazio il Signore per ogni cosa, veramente, per noi che siamo qui, per le cose meravigliose che sta facendo, gloria il Signore. A Dio, gloria, e gli voglio a rendere Dio. Lode e gloria e onore ogni giorno della mia vita. Grazie Gesù. Amen. Cantiamo un cantico, poi leggiamo la parola. E il cantico Tieni viva la tua fiamma, e il cantico 80 80, gloria a Dio. Tieni viva la tua fiamma che risplenda nella notte. Sia la gloria. Signore, questa sera ancora la tua parola giunga a noi propizia per ammaestrarci ancora una volta,
perché abbiamo bisogno di crescere di giorno in giorno. Signore, benedici noi quanti sono assenti per motivi svariati che non conosciamo, raggiungili tu con la tua benedizione e fa che possiamo essere uniti in te. Grazie Signore, stai con noi nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Voglio leggervi in seconda epistola di Pietro Apostolo al capitolo 1 dall'1 al 9. Dall'1 al 9, prima Pietro, seconda epistola di Pietro, scusate, seconda di Pietro, dal verso 1, capitolo 1, verso 1, fino al 9, vogliamo leggere insieme, gloria a Dio. Simon Pietro, servitore apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicati nella conoscenza di Dio e di Gesù Cristo nostro Signore. Poiché la sua potenza divina ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, la conoscenza di colui che ci ha chiamati in mercè alla propria gloria e virtù, per le quali egli ci ha allargito le sue preziose grandissime promesse. Grandissime promesse, onde per loro mezzo voi foste fatti partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che nel mondo per via della concupiscenza. Voi per questa stessa ragione, mettendo in ciò dal canto vostro ogni premura, aggiungete alla fede vostra la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la continenza, alla continenza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà e l'amor fraterno, e all'amor fraterno la carità. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno oziosi né sterili nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Poiché colui nel quale queste cose non si trovano è cieco, alla vista corta, avendo dimenticato il purgamento dei suoi vecchi peccati. L'Apostolo Paolo è molto onesto. L'Apostolo Pietro è molto diretto. Possiamo notare la differenza fra i 3 anni e mezzo che è stato con Gesù, in qualche modo ha fatto diversi errori, ma il Signore l'ha trasformato, come può trasformare anche ciascuno di noi, è vero? E quindi queste parole sono molto importante, mi dispiace che mancano tanti, ma è giusto che anche voi ricevete, perché questo è buono. E quindi sta parlando di doni. L'Apostolo Pietro sta parlando di doni mediante il quale siamo in grado di uscire dalla corruzione del mondo e di giungere ad essere simili a Cristo. Eh sì, dobbiamo assomigliare al Signore. Lui ci ha donato le sue grazie e il credente deve rispondere con fede, con fiducia operante positiva per conseguire le virtù cristiane. Cioè queste virtù che il Signore dona, noi dobbiamo riceverle per fede. E quindi, e questa è importante, la fede, vedete, la fede è il principio di ogni cosa. E allora l'Apostolo Pietro fa un bel elenco, perché se ci fermiamo alle
prima esperienza, abbiamo detto tante volte, possiamo indebolirci e infiacchirci spiritualmente, ma se cresciamo e andiamo avanti in grazia sopra grazia, allora possiamo essere sempre più forti nel Signore. Infatti crescete nella grazia, è scritto, e nella conoscenza del nostro Signore. Crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore. Quanto è bello, mi piace. In mezzo a tanta confusione la parola va diritta a Gesù. Non c'è un altro modello nel mondo, non c'è niente che possa prendere il posto del nostro Cristo Gesù. Quindi qui l'Apostolo Pietro mette in risalto la potenza di Cristo, il quale dona prima di tutto la vita. È vero, fratelli e sorelle, noi eravamo morti nei peccati, nei falli, e Dio ci ha dato, Cristo ci ha dato la vita, ci ha dato la vita, e noi dobbiamo ringraziarlo per questo, e ci ha dato la possibilità di avere comunione con lo Spirito Santo, che impartisce a noi insegnamenti molto, molto importanti di giorno in giorno. Lo Spirito Santo che è fonte di vita, la pietà è la manifestazione della vita, della nuova relazione con Dio. Cioè l'animo nostro viene trasformato, non siamo più duri come tanti, duri dentro, ma lo Spirito ci trasforma e ci dà la pietà. Gloria a Dio, fratelli e sorelle. È una virtù questa, sono doni, Stiamo facendo uno studio questa, stavolta è uno studio di cose importanti. Quindi tutto quello che appartiene alla vita, alla pietà, si deve sviluppare nel credente, e il dono della potenza di Cristo nelle ricchezze infinite. Io non lo comprendo ancora, perché la mia mente è limitata, ma immaginare e sentire che Dio è immensamente ricco. Gloria a Dio, nostro Padre è ricco immensamente. Quindi qui c'è proprio il segreto della vita pratica. Dobbiamo avere un rapporto con il Signore, che Dio ci aiuti in mezzo a questa, la posso dire, Babilonia. È una Babilonia, una confusione totale, oggi più che mai. Che Dio ci dia grazia veramente di avere lo sguardo verso Cristo. Per la gloria e la virtù Dio ci ha allargito le sue preziose e grandissime promesse. Dio ha fatto delle promesse a te, a me, a voi tutti, a quanti ci seguono. Ci ha fatto delle promesse. Prima di tutto lo Spirito Santo. Lui ha promesso lo Spirito Santo. Quando ci ha salvati è entrato nella nostra vita, e lo Spirito Santo è entrato e ci ha dato la vita. Il suggello si chiama, una volta si usava, no? Non so se sì, lo sapete, le lettere quando si spedivano si metteva un suggello, no? Un suggello speciale. Questo è un suggello, lo Spirito Santo, che noi abbiamo nella nostra vita, gloria a Dio, e che nessuno può toccare, se non soltanto noi, se siamo magari come il figlio prodigo che va via, ma no, rimane un suggello e siamo eredi del regno di Dio. La vita, la promessa che abbiamo in Cristo è la vita eterna. Non è una vita solo per questo tempo, dice l'Apostolo Paolo, se noi vivessimo solo per questo tempo saremmo delle persone
scellerate, senza speranza, ma c'è una vita qui, ma c'è una vita con Gesù per tutta l'eternità. Gloria a Dio. La gente aspetta il ritorno del Signore e qualcuno si comincia a lamentare, dice: ma quando ritorna il Signore? Quando ritorna il Signore? Sì, comincia a essere un po' il popolo di Dio impaziente, ma il Signore sa, Dio sa quando Egli ritornerà dal cielo. Quindi, e abbiamo, fratelli e sorelle, l'eredità, affinché per la sua morte i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Allora, vi faccio l'esempio che ho fatto tante volte. Nelle famiglie, quando succede qualcosa, un genitore muore e lascia un'eredità, magari appartamenti, terreni. E io ricordo tanti anni fa già, ma ancora adesso, che spesso, non sempre grazie a Dio, ma spesso c'è uno scontro fra i figli e quello e quell'altro. No, perché tu hai avuto un appartamento più grande, io ce l'ho avuto più piccolo. No, perché il terreno, io poi ricordo tanti anni fa in campagna da mio nonno, un albero, sapete, anche per un albero la gente litigava. No, quello è l'albero mio, non sta nel mio. Che pochezza a volte, è vero, ma il Signore non fa differenza. Lui ci ha dato l'eredità a ciascuno di noi e nessuno può togliere questa eredità. Gloria a Dio, è importante. La giustizia di Dio non verrà mai meno, meno male. Bella notizia, perché qui di giustizia non si ha neanche più il profumo, neanche più c'è una confusione e questo e quell'altro, non voglio entrare nei particolari che conoscete poi meglio di me magari. Ingiustizie. La gente dice: quanta ingiustizia, ma perché? Possiamo aspettarci dalle persone carnali, dal mondo, dalla gente che, dico una cosa un po' pesantina, che non fa altro che rubare, mettere in tasca e rubare agli altri. Non l'ho mai detto questa, ma è così. Quanti approfittano dei poveri e di altro? È giustizia questa? No, è ingiustizia. Sapete, ho conosciuto io, ho avuto anche un parente vicinissimo, i ricchi più c'hanno e più vogliono, non si accontentano mai, vogliono sempre di più. Ma il Signore è la vera giustizia che non verrà mai meno. Gloria a Dio. Lui sa giudicare bene, perfettamente. Noi ci rimettiamo non nell'uomo, ma in Dio, nella sua giustizia. Ora, tutte queste cose sono state date a noi affinché l'uomo nuovo, la donna nuova, venga trasformata e venga modellata moralmente, possa avere rivelazioni di Cristo, il suo spirito, fratelli e sorelle. Possiamo scampare dalla corruzione del mondo perché siamo nel Signore, gloria a Dio. Siamo in Cristo, e se siamo in Cristo, noi siamo al sicuro con il Signore Gesù. Allora, per queste stesse ragioni, mettendo, dice l'apostolo Pietro, una cosa importante: in ciò dalla parte vostra ogni premura aggiungete. Che vuol dire? Che in realtà, mi ricordo una volta una persona disse: io sto qua, se il Signore mi vuole dare, mi dà, sì, aspetto.
qui l'Apostolo Pietro dice che in realtà noi dobbiamo fare qualcosa, non molto, ma fare un passo verso il Signore e dire: Signore, aggiungi alla mia vita i tuoi doni. È vero, fratelli e sorelle, non è che sono i nostri, sono i suoi, però se non li desideriamo, dice Paolo, di desiderare i doni maggiori. Se non c'è questo desiderio, non arriva proprio nulla dal cielo, non arriva nulla, no. La fede è il primo anello meraviglioso di questa catena spirituale, fratelli e sorelle. Se manca la fede, manca tutto. Oh, fratelli e sorelle, il Signore ci dà la libertà di azione, di accettare di avere fede o di non averla. La gente dice: io c'ho, sono frasi che ho sentito tante volte, io ho fede, come hai detto tu l'altro giorno, ho fede in Dio, così, ma qua, Dio qua, dove? Qua, così, non è un'offesa, ma la gente, c'ho fede, sì, conosco Dio, ma Dio va sperimentato. Dio deve vivere dentro il cuore, non è un'idea, sì, mi piace, conosci, che conosci? Niente, no? Sì, sono quello, sono quell'altra, e quindi questo Dio, no, che ognuno se lo tira, ma Dio non è cattolico, evangelico, e via discorrendo, lo voglio dire, l'ho detto, ma credo che farà piacere a molti anche nel web, perché c'è questa discussione. Il Signore non è né cattolico né evangelico né protestante, non è niente. Il Signore è di tutti, gloria a Dio, fratelli e sorelle, amen. Gloria a Dio, è importante, perché la gente si rifà ai cupoloni, no? Poi le chiese, qualcuno l'altro giorno mi ha detto, dice: fratello, però dice, i vostri locali sono troppo semplici, ma noi abbiamo quello che abbiamo e ringraziamo Dio per questo. Oh Signore mio, abbi pietà di noi. Allora, non dobbiamo mai lasciare la fede inoperosa, vada avanti, la virtù, l'energia è fattiva di ogni bene morale. La virtù è qualcosa di morale forte, e la virtù è il coraggio morale che sta mancando, di continuare, l'energia nella vita, nel nostro essere umano, che però è divino, e nel divino abbiamo la virtù del Signore che ci spinge ad ubbidire a Dio e non all'uomo. Ubbidire a Dio, ma non ubbidire all'uomo, quindi forza morale, dimenticando, fratelli e sorelle, le cose che sono dietro, dice Pietro, ma protendendoci in avanti, gloria a Dio, proseguo il corso verso la meta. Pietro non sta perdendo, non perdeva tempo, ormai il tempo che era passato, ma si protendeva. È importante, perché è proprio l'immagine del corridore, no? Apostolo Paolo che stende le mani, corre, va in avanti fino alla meta, fino al traguardo. La conoscenza, sì, fratelli e sorelle, che Dio ci dia grazia di conoscere la parola di Dio, conoscere il Signore, conoscere la sua volontà, conoscere ogni cosa. Questo viene però man mano che noi cresciamo, man mano, giorno per giorno. Ho detto qualche volta che ho incontrato persone che dopo un anno che frequentavano la chiesa già avevano capito tutto,
La Bibbia? Ma io so tutto ormai. C'era anche qualcuno che, ma io non lo dico per offendere, ma tanto non faccio nomi, quindi, che dopo un anno già insegnava e faceva anche le riprensioni alla Chiesa. E io che stavo qui dico: Signore, abbi pietà. Ma non perché uno vuole sminuire un anno di fede nel Signore, ma abbi pazienza, aspetta che cresci e poi magari puoi dire qualcosa, insomma, mano a mano la tua vita viene trasformata. Vedete quanta superficialità, ecco. Fratelli e sorelle, la conoscenza del Signore, conducetevi come figlioli di luce, di luce, non siate disavvedute, intendete bene quale sia la volontà di Dio, la volontà di Dio, la conoscenza del Signore. Oh, fratelli e sorelle, la continenza è una parola un po' complicata, ma significa il padroneggiare di sé, se stessi, disciplinare se stessi. Ci siete? Eh sì, questo dobbiamo farlo noi, no? Controllarci anche le azioni, a volte che purtroppo facciamo degli errori, ma il Signore ci aiuta a resistere alle tentazioni di sbagliare. La pazienza, vado veloce perché siete stanchi, la pazienza. Quante volte abbiamo detto in svariati modi: santa pazienza, che ci vuole? È capitato? A volte capitano delle cose che magari, oh Signore mio, abbi pietà, dammi pazienza, Signore. La pazienza non è facile, fratelli e sorelle, perché bisogna tenere a freno la reazione, no? Perché quando si riceve qualcosa che non fa bene, no? Tenere a freno, avere pazienza, è una delle cose più difficili, vero? Per me, almeno per me, poi se voi riuscite meglio, Dio vi benedica, ma non è facile avere pazienza, aspettare. La pietà, abbiamo detto, consiste nel amare e anelare, nel servire il Signore, nell'abbondanza della fiducia in Lui, poi l'amor fraterno e ritorna di nuovo. Senza questo, abbiamo detto tante volte, non c'è cristianesimo. L'amor fraterno, il Signore vi faccia abbondare in amore gli uni verso gli altri. Anche voi che siete nel web, vi amiamo nel Signore, vegliando verso tutti. Che vuol dire? Controllare le persone? Attenzione, questo è un punto dolente. Ci sono posti dove c'è un controllo psicologico. Sto parlando delle chiese io, non sto parlando. Un controllo psicologico, dove sei stato, che hai fatto, vogliono sapere tutto. No, questo non è giusto. Ognuno è responsabile di se stesso, è vero, fratelli e sorelle? Se ci dobbiamo raccontare qualcosa, ce lo raccontiamo spontaneamente, ma il controllo mai. Non dobbiamo permettere mai che ci sia un controllo. La carità è al di sopra di ogni cosa, l'amore è al di sopra di ogni cosa, è la natura stessa di Dio. Dio è amore. Ho detto, fin da bambino avevo a casa di mio padre, che erano già convertiti quando sono nato, un quadro che ancora c'è: Dio è amore. Alleluia! Dio è amore. E noi vogliamo essere amorevoli gli uni verso gli altri.
Vado concludendo, fratelli e sorelle. Pietro quindi dà questi insegnamenti che sono virtù di cui abbiamo bisogno. Ora, non vi dico stasera vi arriva un fulmine dal cielo e otteniamo tutte queste virtù, no, è un crescere, un crescere, un crescere, un crescere. La gente vuole tutto e subito, sapevate? Tutto è subito, no? Adesso tutto è subito, anche se c'è la crisi, vanno, comprano anche se cosa. Così nella vita cristiana, tutto è subito. No. Il Signore sa quando darci le cose. Il Signore non ci può dare un dono che noi in questo momento non sapremo gestire. È importante quello che sto dicendo adesso. Dice, fratello, perché? Perché il Signore conosce quello che siamo e se noi possiamo sviluppare quel dono, se non possiamo svilupparlo perché ancora non siamo arrivati, il Signore aspetta e poi ce lo dà. Gloria a Dio, amen. Quindi è una crescita di giorno in giorno. Fratelli e sorelle, io ho concluso. Dio vi benedica, sono contento che siete qui, preghiamo per quanti sono assenti, alziamoci in piedi, gloria a Dio, grazie Signore Gesù, grazie Gesù. Sorella Adriana, una preghiera, il microfono rosso, grazie, gloria a Dio, grazie Signore Gesù. Signore, grazie. Ti ringraziamo Padre amato per questa sera, Signore, per la Tua parola, Dio amato. Grazie, Signore. Ti chiediamo, Padre, che questa parola si faccia viva nel nostro cuore, che noi, Signore, possiamo metterla in pratica, Padre, per opera, Signore, nella nostra vita, che non ce la dimentichiamo, Signore. Spirito Santo, ti chiediamo, nel nome di Gesù, che questa parola rimanga nel nostro cuore, nella nostra mente, e possiamo portarla anche a quelli che ne hanno bisogno. Ti chiediamo, Signore, che tu continui, Padre, a benedire al nostro pastore, Signore, che tu continui a parlarle, Spirito Santo, perché così lui possa, Signore, guidarci nel tuo cammino, Signore, come pastore, Dio amato, così come tu lo hai messo qua in questa casa. Che la tua presenza non manchi mai, Signore, che il tuo Spirito Santo, Signore, sia diramato in questa casa e che non manchi mai nella nostra vita. Signore, accompagnaci a casa, Padre, nel nome di Gesù. Ti ringraziamo e che questa notte, Padre, sia di benedizione, Gesù. Signore, che tu parli alla nostra anima, al nostro spirito, Signore, e che siamo uno solo, che arriveremo a essere uno solo con te, così come lo fu Gesù, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen e amen. Amen, amen, amen. Gloria a Dio. Signore, ti ringraziamo per questa serata, ti ringrazio per i miei fratelli e le sorelle qui presenti e quelli assenti. Voglia tu benedire questa chiesa ancora di più. Signore, il lavoro, certamente ci sono credenti impegnati stasera, ma voglia tu benedirli grandemente. Rimani con noi nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen, amen. Pace a quanti ci hanno seguito, sempre salutiamo, shalom, pace, 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 grazie.